sono Paquita e vi presento la tortilla squisita, la classica, al chili, al barbecue. Le tortilla Paquita sono buonissime, croccantissime e sono senza glutine, con aromi naturali e olio di semi di girasole altoleico. Paquita, tortilla squisita. Prova anche metodo artigianale. Ancora una beffa per il Castiglione, che cede nel finale a Lusetti contro un Valcalepio in grado di sfruttare l'episodio decisivo. Il primo tempo è stato veramente avaro di emozioni, complice anche la pioggia che ha reso scivoloso il terreno dell'impianto castiglionese. La prima occasione è di marca ospite al nono. Il colpo di testa di Alberti è fuori misura. Ci prova poi Assagna al dodicesimo, ma il portiere blocca. Al diciannovesimo, cross di Maggioni per Mangini, ma il colpo di testa finisce alto. Poco prima della mezz'ora, scontro fortuito tra Cigale e Mambrin. Ad avere la peggio è quest'ultimo, che andrà in ospedale per accertamenti. In bocca al lupo. La prima frazione si chiude con una punizione di Fantoni, che non sortisce effetti. Nella ripresa, il Castiglione prova a cambiare marcia. Al 49esimo, duetto e Kubanassan e il baby attaccante segna, ma l'arbitro annulla per un fallo su Brescianini. Il tecnico ospite del piano intuisce il pericolo e cambia tre uomini in un colpo solo. Fuori Brescianini con Falonieri e Malzani, dentro Ciauna, Barionuevo e Ubbiali. In seguito, Montalbano rileverà Lazzarin, sostituzioni che risulteranno decisive. Il Castiglione prova a dare la scossa al 70esimo con Guagnetti, che non inquadra la porta. Due minuti più tardi, Russo spara alle stelle. Il Valcalepio si fa vedere all'80esimo con un tiro di Montalbano. Piccinardi c'è. All'85esimo finisce fuori lo stacco pericoloso di Narcelli. La partita sembra inchiodata sullo 0-0. Ma all'86esimo tutto si sblocca. Retropassaggio di Ghirardi a Guagnetti che svirgola. Barionuevo si impossessa della palla e crossa in mezzo. Rovesciata improvvisa di Montalbano e gol dello 0-1. A questo punto saltano gli schemi, il Castiglione ci prova su punizione con Fantoni, ma la palla viene respinta dalla difesa. Gli aloisiani all'assalto disperato nel recupero, ci prova Maccabiti al 94esimo, ma il suo sinistro non inquadra lo specchio. Ultima chance per Ghirardi al 95esimo, ma non c'è nulla da fare, i tre punti sono del Valcalepio. Sono Paquita e vi presento la tortilla squisita, la classica, al chili, al barbecue. Le tortilla Paquita sono buonissime, croccantissime e sono senza glutine, con aromi naturali e olio di semi di girasole altoleico. Paquita, tortilla squisita. Prova anche metodo artigianale.